Elena Fiumano? Franca Fiumano. Scusatemi, ma ci vedo male. Ogni relatore ha circa 15 minuti e dopodiché abbiamo un po' di tempo per le domande. Nel caso facciamo girare il microfono. Va bene, quando è pronta può cominciare. Buongiorno, sono Franca Fiumana del Cineca e in questa presentazione illustriamo come abbiamo utilizzato XAPI per integrare delle piattaforme learning che, come vedrete, possono essere intese in un'accezione molto ampia per il rilascio degli open badge. Questa integrazione è realizzata nel contesto di Bester, che è la piattaforma digitale sviluppata dal Cineca per la valorizzazione delle competenze tramite gli open badge. E in questa presentazione vi farò una breve introduzione a Bester, funzionale a capire come funziona il meccanismo di integrazione, perché poi comunque domani è già prevista un'altra presentazione di un mio collega che va molto più a fondo sulle tematiche di Bester. Come abbiamo detto, Bester è una piattaforma digitale che intende valorizzare tutte le competenze che maturiamo nel corso della nostra vita, includendo anche tutti quei contesti che sono non formali e informali. Il cuore, diciamo, di Bester è costituito dagli open badge, dove un open badge rappresenta un insieme di competenze. Usiamo lo standard OBI, Open Badge Infrastructure di Mozilla. Quindi diciamo il badge rappresenta dal punto di vista visuale una competenza che viene acquisita o comunque di un obiettivo che è stato raggiunto dal learner al quale questo badge viene assegnato. In questo modo qui che cosa abbiamo? Abbiamo attività formative sia in contesto educativo ma anche attività extracurriculare, training on the job, che possono essere in questo modo qui catturate e valorizzate tramite gli open badge, permettendo quindi a un learner che consegue questo badge di poter dare evidenza di possedere questo set di competenze. Nell'ecosistema di Bester abbiamo definito tutta una serie di attori. Un badge abbiamo detto che rappresenta un insieme di competenze che un issuer ha deciso di certificare rilasciando l'open badge a un certo utente. Una volta che viene definito un badge si vanno anche a identificare quelli che sono i path cosiddetti di apprendimento e di assessment, cioè quindi quelle verifiche che sono necessarie per diciamo attribuire il badge a un utente, andando quindi a certificare che quest'utente possiede questo set di competenze. Come vedete adesso in questo schema qui abbiamo rappresentato con dei cubetti la parte di apprendimento, di learning, quindi studio, materiale, esperienze che possono essere svolte e con le lenti di ingrandimento quelli che sono i percorsi di verifica, quindi diciamo non so partecipare a una conferenza piuttosto che fare dei micro test o delle attività di assessment vera e propria per poter dopo andare a certificare che si posseggono queste competenze. Andiamo quindi a vedere quali sono invece i criteri, diciamo come vengono fatte le valutazioni di queste competenze una volta che è stato definito un badge. Abbiamo la prima, che è quella manuale, che è quella diciamo fatta in maniera manuale all'interno della piattaforma da parte dell'issuer, il quale assegna a suo insindacabile giudizio un badge a un utente perché comunque ha valutato al di fuori di Bester che questa persona possiede le competenze che il badge va a certificare. Oppure utilizzando meccanismi di valutazione automatica, quindi definendo degli indicatori, delle metriche che devono essere soddisfatte per poter assegnare questo badge. Oppure l'ultimo è un esame, che poi è di cui magari del secondo, è il fatto di superare un esame all'interno di un centro esami di tipo proctored, quindi in un ambiente sorvegliato, per esempio sfruttando la rete NICE di centri esami che Cineca mette a disposizione, che offrono 40 sedi in tutta Italia.
Nell'ambito della valutazione automatica delle KPI si innesta l'integrazione che abbiamo fatto con XAPI, perché tramite sfruttando XAPI andiamo a definire delle metriche che Vestor può utilizzare per assegnare in maniera automatica i badge. Per capire bene il perché e il come usiamo XAPI faccio una breve introduzione dove vi racconto un attimino in che cosa consiste XAPI, che è una specifica che è stata definita da ADL che permette di raccogliere quelle che sono le esperienze di apprendimento di uno studente. Infatti la X di XAPI sta proprio per experience. Scusatemi. Questa specifica è stata fatta da ADL, che è lo stesso organismo dal quale proviene lo SCORM. Infatti l'idea di questa specifica è quella di andare a superare tutta una serie di limitazioni che comunque nel corso del tempo SCORM ha mostrato, in quanto sappiamo che l'apprendimento non avviene solo all'interno di un LMS e comunque SCORM ha tutta una serie di limiti. Infatti l'idea è quella di registrare l'apprendimento nel punto in cui avviene, dove il contenuto in e-learning non deve essere necessariamente all'interno di un browser, non dipende necessariamente da un LMS, perché noi possiamo utilizzare un'app mobile, fare social learning, gaming o simulazioni, e utilizzando una tecnologia moderna REST JSON è possibile fare in modo semplice e interoperabile la cattura di questi eventi. Un evento, un'esperienza di apprendimento, viene rappresentata con degli statement, dove lo statement ha una forma di soggetto, verbo, oggetto. Mario ha completato il corso di matematica, Anna ha guardato il video di economia, Giovanni ha postato un blog, oppure Maria ha partecipato a una conferenza. Questi sono tutto il tipo di esperienza che possiamo catturare e descrivere tramite questi statement. Tutti questi statement vengono raccolti in un unico punto che si chiama, secondo la specifica, Learning Record Store, cioè un registro. Un registro che raccoglie questi statement che possono essere a sua volta o distribuiti, quindi comunicati ad altri LRS, oppure essere acceduti in lettura e scrittura da un LMS, ma in generale qualunque sistema che supporta XAPI in qualche maniera può andare a scrivere o a leggere all'interno di questo LRS. Quindi il perché l'abbiamo pensato di utilizzare, lo stiamo utilizzando all'interno di Bester per fare la valutazione delle KPI è perché XAPI è una specifica aperta, ci offre una struttura dati che è uniforme ed è facilmente portabile. È flessibile perché possiamo avere tante sorgenti che possono andare a scrivere su un LRS, e quindi siamo anche in grado poi dopo di catturare le esperienze di apprendimento che avvengono in una molteplicità di ambienti, che possono essere formali, informali, sociali, esperienze ad un campo. Quindi siamo in grado di catturare un set molto ricco di esperienze. E la cosa anche che rende XAPI interessante è che sono facilmente leggibili e interpretabili sia dalle macchine e dagli umani. E quindi quello che è un attimino il contesto è che abbiamo un learner che ha a disposizione opportunità di apprendimento e di assessment fatti erogate tramite tante piattaforme che non sono soltanto Learning Management System, che vanno a scrivere degli statement su un LRS, e a questo punto qui gli statement che sono disponibili all'interno di questo LRS possono essere utilizzati, come abbiamo detto, per comunicare verso altri LRS, per esempio per fare analytics, ma anche per esempio fare una valutazione di quelli che sono le KPI che avevamo detto prima utilizzate come criteri per le assegnazioni, quindi ad andare a assegnare degli open badge. Quindi che cosa abbiamo? Abbiamo che all'interno della piattaforma abbiamo messo a disposizione un Learning Record Store, nel quale piattaforme di apprendimento e di assessment che sono integrate con la piattaforma scrivono questi statement relativi a delle esperienze di apprendimento. A questo punto qui cosa abbiamo? Abbiamo detto che le KPI sono definite in termini di verbi e attività che sono state svolte all'interno di una certa
di una certa piattaforma, quindi Bester legge gli statement e verifica se una KPI, per esempio, l'utente ha completato un corso, un certo corso, corrisponde a un criterio di assegnamento. Se questo criterio viene soddisfatto, il badge viene emesso. Quindi che cosa abbiamo detto? L'utente ha un percorso di apprendimento all'interno di una piattaforma. La piattaforma genera questi statement. Bester legge questi statement dall'LRS, li confronta con quelli che sono definiti come KPI. Se sono soddisfatti i criteri, che cosa succede? Mandiamo una mail di claim all'utente. L'utente è il soggetto all'interno della nostra tripletta soggetto-verbo-oggetto. A questo punto qui l'utente si deve iscrivere sulla piattaforma se non è già iscritto, ha a disposizione IDEM, che poi vediamo è diciamo integrato come IDEM, quindi può utilizzare anche le credenziali dell'identità federata. A questo punto qui, una volta che l'utente è su Bester, entra su Bester, il badge gli viene depositato nel suo backpack. Backpack è lo zainetto, diciamo, è sostanzialmente un raccoglitore di tutti quelli che sono i badge che l'utente ha conseguito. A sua volta Bester diventa un soggetto, diciamo, attivo in scrittura sul Learning Record Store, cioè va a scrivere sul Learning Record Store che l'utente ha guadagnato un certo badge. Perché in questo modo qui cosa possiamo? Possiamo a questo punto sfruttare quest'ulteriore statement come KPI, per esempio, per l'assegnazione di un ulteriore badge. Perché, per esempio, se io, non so, per dare un certo badge devo superare un certo livello, posso dire che il livello è in qualche maniera rappresentato dal fatto che l'utente già detiene un badge. In questo caso che cosa abbiamo? Quindi adesso riprendendo, un'istituzione che definisce un badge, quindi un insieme di competenze. Abbiamo un insieme di piattaforme che sono a disposizione, che sono integrate all'interno di Bester, e quindi abbiamo detto che dobbiamo definire i cosiddetti percorsi di apprendimento e di verifica. L'utente che è interessato a conseguire questo badge seguirà i percorsi che sono stati definiti per questo badge, e a questo punto qui vengono scritti gli statement all'interno del Learning Record Store. Bester fa la valutazione delle KPI, verifica che l'utente può avere il badge e glielo dà. A questo punto qui abbiamo detto scriviamo il badge award all'interno del Learning Record Store per altri, per diciamo un'ulteriore eventualmente successiva verifica se nel caso ci fossero altri badge al quale l'utente è interessato. In questo contesto abbiamo anche inserito il sistema della segreteria studente, dove abbiamo sfruttato anche un meccanismo di endorsement, cioè una università può essere interessata a un certo badge per il riconoscimento dei crediti, e quindi a questo punto qui, sapendo che un particolare utente ha acquisito il badge, può a sua volta andare a riconoscergli dei crediti. Inoltre S3 stessa diventa un soggetto che può andare a scrivere sul Learning Record Store, cioè nel momento in cui io rilascio per esempio un titolo di un corso che è stato erogato dall'Ateneo e che lo studente ha conseguito, posso utilizzarlo come KPI per poi andare ad assegnare anche allo studente il badge, quindi diciamo una rappresentazione digitale di quello che è delle competenze che sono rappresentate da quel titolo. Nel dettaglio adesso volevo anche farvi vedere quello che abbiamo fatto con EduOpen, che è la piattaforma MOOC italiana che è basata su Moodle, della quale abbiamo fatto una integrazione a vari livelli, in quanto su Bester definiamo un badge per ogni corso che viene pubblicato su EduOpen, e questo badge adesso viene utilizzato per esempio come attestato di completamento del corso da parte degli utenti. E in questo caso qui quindi abbiamo che per ogni corso che è definito su EduOpen e per il quale è stato definito il badge, è stata definita come KPI, quindi come metrica per la valutazione, il fatto che deve essere completata l'attività di tipo corso, deve essere completata l'attività di un terzo corso che ha un certo identificativo. In realtà,
con EduOpen poi ci siamo spinti a una forma di integrazione più spinta, perché abbiamo fatto un'integrazione a livello di back office per fare in modo che i visual, i metadati e i controlli venissero fatti in maniera massiva. Diciamo, adesso abbiamo, per il momento mi sembra che siamo arrivati a circa 37-38 già badge che sono stati pubblicati, e abbiamo, tramite tutta questa integrazione, abbiamo definito quelli che sono così i criteri di assegnazione, e in più da Bester ritorniamo nella dashboard di EduOpen i dati, diciamo i badge che l'utente ha conseguito, in modo tale che anche all'interno di EduOpen ci sia la possibilità di visualizzare i badge che sono stati assegnati tramite la piattaforma Bester. Quindi abbiamo questa qui, abbiamo detto, questa è l'integrazione a livello, diciamo, di definizione dei badge, e poi abbiamo, ecco, l'utilizzo di XAPI, dove richiede che sia abilitato il completamento del corso, e in più si utilizza un particolare plugin cosiddetto Lockstore XAPI, e abbiamo contribuito a mettere a punto proprio per fare in modo che la scrittura degli statement avvenisse nella modalità che fosse poi utile all'uso come KPI per fare la validazione e l'invio della mail di claim agli utenti. E poi ovviamente EduOpen scrive nel Learning Record Store di Bester. E una volta che il badge è stato conseguito, all'interno della dashboard di EduOpen vengono mostrati i badge. Quindi, diciamo, noi abbiamo il percorso che può essere visto sia all'interno di EduOpen, cioè il learner segue il percorso all'interno di EduOpen, al completamento riceve la mail di Bester per ottenere il badge, oppure all'interno di Bester. All'interno di Bester sono pubblicati i badge, l'utente interessato ad acquisire il badge viene poi rimandato su EduOpen e al completamento del corso riceve la mail di claim. Giusto per farvi vedere, questo è come si presenta un badge che un utente può decidere di ingaggiarsi per ottenerlo. Come abbiamo detto, c'è il learning path e l'assessment path, cioè devo seguire il corso e devo arrivare al suo completamento per ottenere il badge. Ecco qua la forma che descrive quello che voglio fare, ho i dati che descrivono tutto il corso, nel momento in cui vado su Vai, atterro su EduOpen e inizio a seguire le attività, e all'interno di Bester so che sono ingaggiata, interessata a questo badge, quando arrivo in fondo avrò il mio badge e quindi avrò l'obiettivo raggiunto e il badge che mi viene ottenuto, che viene depositato nel mio backpack. Le piattaforme che ora abbiamo integrato con questa, secondo XAPI, sono ovviamente Bester stesso, in quanto legge e scrive, EduOpen, un LMS sempre basato su Moodle che è all'interno della piattaforma Bester, S3, e in fase di integrazione la piattaforma NICE per gli esami in ambiente Proctored, che è sempre di Cineca. Ok, con questo ho concluso. Io la ringrazio. Ci sono domande? Nessuna? Allora gliene faccio una io. Lei ha detto che avete integrato S3. Sì. Questo sistema è fornito normalmente alle università o solo a chi lo richiede? E solo alle università che usano S3. Sì, perché diciamo, l'integrazione richiede che comunque l'interesse da parte dell'università comunque di rappresentare come issuer, per esempio, una competenza o comunque di essere disposto a, per esempio, riconoscere un badge che è stato emesso da un altro issuer. Quindi diciamo, c'è comunque una sorta di back office che deve essere attivato per poterlo fare, questo tipo di riconoscimento. Adesso non so se è interessato alla parte di riconoscimento dei crediti piuttosto che... scusate, forse si è spento? Ok, no, stavo dicendo che non è un qualcosa di automatico, perché comunque l'Ateneo si deve attivare per poter o definire dei badge o comunque riconoscere badge che sono stati emessi da altri issuer, quindi non avviene in maniera automatica come...
Sì, prego. Comunque, domani c'è un'altra presentazione che vi invito a seguire su questo tema. No, se c'è una connessione con altre università d'Europa, se c'è un riconoscimento mutuo, essendo che non tutti i trattati internazionali riconoscono gli titoli di studio, ma insomma sui corsi universitari c'è un riconoscimento mutuo formalizzato legalmente? Non dal punto di vista legale, no, nel senso che Bester si pone con l'idea di dare una rappresentazione digitale di una competenza per poter, per esempio, l'open badge per esempio permette di essere condiviso sui social tipo LinkedIn, e quindi abbiamo una evidenza del fatto che, non so, il badge è stato emesso da un issuer che in qualche maniera è certificato e riconosciuto, e quindi diciamo attualmente il valore del badge è dato dalla catena di trust che c'è fra i soggetti che sono coinvolti nel processo, ma dal punto di vista legale attualmente il badge è diciamo un modo per voler traslare in digitale qualcosa che adesso è comunque anche rappresentare competenze che non hanno assolutamente nessun valore magari formale, ma che comunque magari nell'ambito lavorativo della ricerca, non so, di lavoro, di nuove opportunità, invece sono magari delle competenze che sono magari importanti, come possono essere per esempio soft skill o esperienze che sono state fatte, non so, in contesti sociali che attualmente è difficile rappresentare o anche andare anche a certificare, mentre se io per esempio i volontari di Expo hanno ricevuto un open badge per le attività di volontariato che hanno svolto e che potranno quindi in qualche maniera darne evidenza grazie al badge che posseggono. Grazie. Prego. Allora, il prossimo lavoro è di Gianni Fenu e Massimiliano Melli.